Non hai mai visto una vergine? Mi domandò Jimmy un giorno mentre uscivamo dal forno del pendino di Santa Barbara, sgranocchiando i bei taralli caldi e croccanti. Sì, ma da lontano. No, I mean, da vicino. Non hai mai visto una vergine da vicino? No, da vicino mai. Come on, alla parte, vieni. Sulle prime non volevo seguirlo. Sapevo che mi avrebbe mostrato qualcosa di doloroso, di umiliante, qualche atroce testimonianza dell'umiliazione fisica e morale a cui può giungere l'uomo nella sua disperazione. Non mi piace assistere allo spettacolo della bassezza umana. Mi ripugna star seduto come un giudice o come uno spettatore a guardare gli uomini mentre scendono gli ultimi scalini dell'abiezione. Temo sempre che si voltino indietro e mi sorridano. Come on, come on, don't be silly. Non essere triste, diceva Jimmy, camminando davanti a me nel dedalo dei vicoli di Forcella. La pelle è uno dei romanzi più straordinari di tutto il Novecento. Io l'ho sempre amato tanto, appunto nel 2008, proprio qui a Prato, feci uno dei miei spettacoli più belli, proprio sulla pelle di Malaparte, 10 attori. Uno degli attori era Michele Riondino, che era la prima volta ancora non era diventato famoso. E proprio qui a Prato abbiamo fatto le scene, riprese. Questa scena l'abbiamo messa nello spettacolo. Quando siamo arrivati al punto di doverla provare, siamo rimasti impacciati anche noi. Era molto difficile da rappresentare. E bisogna sempre evitare, quando si traspone un romanzo in teatro, di illustrarlo. È meglio lasciare evocare il tutto, come fa lui, come fa Malaparte in questa scena. Quindi alla fine l'abbiamo raccontato anche noi, alla fine non abbiamo fatto altro che era quasi vuota la scena, c'erano due balle, mi ricordo, di stracci, perché Prato è nata sugli stracci, quindi le scenografie erano fatte con gli stracci recuperati nelle balle che si vendono appunto nei depositi, e la raccontavamo. Raccontavamo questa scena e poi dopo si sviluppava, poi c'erano delle corse, soprattutto del dialogo dopo. Un dialogo dopo è molto duro. E io perché vi ho cominciato? Ho cominciato con questo pezzo perché secondo me qui c'è tutta l'arte di Malaparte. C'è tutto il suo voler essere provocatore, il suo voler inquietare, non direi di più, proprio spaventare il lettore. Noi non sappiamo se è esistita mai una vergine così a Napoli, se c'è mai stato un basso in cui accadevano cose del genere, non lo sappiamo, non ci sono documenti storici che ci dicano che era davvero così, forse è un'invenzione, non cambia niente, non cambia niente, è un'invenzione, l'invenzione è l'arte quella di inventare, ma la descrizione è molto realistica. La descrizione del basso, di questa ragazza sulla seta, di tutta di come è vestita, meravigliosa, così vivida. Chi è stato a Napoli, nei quartieri spagnoli, nei bassi, io ci ho lavorato molte volte, ed è così, tu entri in una porticina che sta a livello della strada e la casa è tutta lì, la casa, è la stanza dove si fa tutto, si dorme, si cucina, si via, non ci sono finestre. C'è sempre un odore molto chiuso, anche se poi vengono spruzzati litri di acqua di colonia. E quindi ci troviamo di fronte a un paradosso che però è anche verità. E tutta la mia intervento di questa sera, quello che vorrei raccontare a voi, è proprio la difficoltà e la grandezza di Malaparte nel riuscire a dire la verità senza necessariamente essere realisti. Come si fa a produrre una verità inquietante? Lui cosa ci vuole raccontare qua? Beh, ci vuole raccontare lo sfacelo. Lui è in questo momento è aggregato al comando, come capitano di servizio, diciamo, degli alleati. E vi dico subito, io stasera non mi va di parlare della figura politica di Malaparte, perché forse avete fatto tanti incontri, credo abbiate già parlato tanto. Uno che si fa chiamare, che decide di chiamarsi Malaparte, già dice tutto di quello che vuole fare nella vita. Un bastian contrario. Cioè, lui vuole mettere il dito nelle piaghe dove non si dovrebbe andare a mettere, è un intellettuale scomodo, e lo è sempre stato, da quando era fascista, quando poi non lo sarà più, quando diventerà antifascista,
forse diventerà quasi comunista, alla fine va in Cina e diventa quasi maoista, e poi si fa, forse se al punto di morte diventa pure cattolico e si fa fare la confessione. Va bene, è tutto insieme. C'è una bellissima definizione di Leo Longanesi che dice, secondo me, quello che era il carattere di Guzio Valdarte. Dice, in un funerale avrebbe voluto essere il morto, in uno sposalizio avrebbe voluto essere la sposa. Cioè, amava essere circondato di gente che lo ammirava. E l'ammirazione la faceva nascere grazie ai paradossi con cui raccontava la vita. Al tempo stesso era un grande solitario, sapete tutti, si è fatto costruire una splendida villa che io ho potuto visitare qualche anno fa, proprio in occasione della prendere. C'era a Capri, c'era una villa meravigliosa, ma una villa di mascelli, uno che vive lì, c'è il vento e il mare, non c'è altro. Per cui al tempo stesso era un grande solitario, uno che amava la solitudine, amava starsi nel conto suo. Detto questo, spero che stasera da spazzavento, dove è spazzavento? E di qua vero, che se volto là e c'è un epitafio che dice ogni tanto mi alzerò con lo sguardo e potrò sputare nella fredda gola del tramontano. Ecco, spero che stasera non arrivi lo sputa da parte, ma se non è arrivato quando ho fatto lo spettacolo non arriverà più, forse sarebbe stato contento, sì.